Sì, buongiorno così, benvenuti in questo modo all'interno di questo video. In campagna non ci si annoia mai. E comunque, come avete visto, c'è un elicottero che sta portando l'acqua da qualche parte nel bosco. Comunque, a giudicare dalla rapidità con cui si sta muovendo, neanche troppo distante da casa nostra, quindi ci deve essere un principio di incendio, anche se fumo noi non ne vediamo. E che ansia, onestamente. Lu! Vieni un attimo qua. Stavo spiegando che questo elicottero sta facendo avanti e indietro con dell'acqua e dicevo che dalla velocità non sembra così distante da casa No, nostra. ma almeno, adesso non so neanche dove è andato. È vero. Se riconosce bene. O magari ha solo girato lì. Quello mi sembra Dici? strano, Ma tipo. anche a me sembra strano che. Però Tipo a fine fumo linea. non Però ce n'è. Fumo non non ne so vedo, però già prima l'abbiamo visto di qua. dove. Sì. Non lo so, ragazzi, non so cosa sta succedendo. Ritorna. Ah, ecco, ritorna, ha preso l'acqua. Guardate, tra l'altro prima pensavo Guarda venisse. che bello lo È slime! infatti così. Eccolo. Mamma mia, quanto è vicino! No, ragazzi, non potete capire quanto è vicino rispetto a noi. In videocamera sembra lontanissimo, ma non lo è. Vedi, Lu, butta lì. Ma è subito dietro casa nostra. È molto vicino. Oh, beh, questo mette ansia, o sbaglio? Però non c'è fumo, non c'è niente. Forse l'hanno beccato. Hanno un principio, ma. Sì, può Guarda, quello è darsi. proprio lì dietro! Sì, L'hai visto? sì, sì, sì. Proprio lì, dietro quell'albero. Ha scaricato lì l'acqua. No, ma fa impressione anche com'è vicino. Fa impressione anche com'è vicino alla casa, dall'elicottero. Allora, ragazzi, vi faccio un piccolo aggiornamento. L'elicottero continua a fare avanti e indietro senza sosta. E come vi dicevo prima, o come credo di avervi detto prima, perché le prime riprese sono state un po' così. E non, dalla nostra posizione non si vede esattamente quello che sta accadendo. Adesso inizia a vedersi un po' di fumo e soprattutto si sente l'odore adesso. E per questa ragione, per sentirci un po' più tranquilli, perché ci siamo spaventati entrambi, Luca è sceso con la macchina ed è andato a vedere. C'è un principio di incendio e a quanto pare è stato segnalato subito, però non ha saputo, non è riuscito a capire le cause, anche perché c'è parecchia confusione giù. Magari dopo, se riesco, scendo un attimo dai miei vicini per sapere se loro sanno qualcosina in più, se c'è stato qualche incidente, se è successo qualcos'altro. E però per fortuna è un principio di incendio. Mamma mia, ragazzi, che spavento! Vi dico la verità, fino a quando l'elicottero farà avanti e indietro, tranquilla non sarò, perché lo sappiamo bene che quando ci sono problemi con acqua e fuoco sono sempre situazioni ingestibili. Sta tornando. Mi fermo perché sennò poi per il rumore non mi sentite. Rieccomi qua, vi stavo dicendo, fino a quando la situazione. Ma ha cambiato giro? Non sta tornando indietro? Forse è finito? Speriamo. Ah no, sta ritornando qua. Che strano giro che ha fatto. Speravo fossimo arrivati, invece no. Ritorna adesso indietro da qua. Vi dicevo, comunque, fino a quando la situazione continuerà a essere così, tranquilla non sarò. Anche perché il bosco alle spalle di casa nostra è enorme. No, adesso ha girato, aspettate. Forse sta andando via, forse siamo alla fine. Non lo so, ragazzi, non vorrei cantare vittoria troppo presto, perché forse ci siamo? Mi avete portato fortuna, forse, non lo so. Comunque vi dicevo, il bosco dietro casa nostra è molto grande, non è proprio pulitissimo, c'è anche tanta legna secca che purtroppo in questi casi non aiuta. E comunque speriamo bene, per fortuna il problema è stato segnalato subito, ripeto, non so quale sia stata la causa, vediamo dopo se me lo sanno dire i miei vicini. E comunque volevo raccontarvi un attimo com'è andata perché è stato un doppio spavento. Il primo spavento è stato che noi eravamo in casa, abbiamo sentito un rumore fortissimo, siamo usciti e
E veramente, ragazzi, poi l'elicottero ha preso a fare un giro diverso, ma subito, ben arrivato, è passato così vicino a casa nostra. Ma a parte che anche adesso continua a volare basso, come giusto che sia, dalle riprese non sembra minimamente. E però vi dicevo, appena è arrivato, mentre andava in là per prendere l'acqua, era senza secchio, quindi noi non abbiamo capito che c'era un incendio. Abbiamo solo visto questo elicottero volare vicinissimo a casa e non mi è mai successo di vedere un elicottero così vicino alla mia abitazione. Ah no, ritorna, ragazzi. Aspettate che guardo se ha l'acqua. Così vicino, e il primo pensiero è stato: sta tentando un atterraggio d'emergenza, c'è stato qualche guasto, perché non abbiamo pensato a un incendio. Poi abbiamo pensato: magari sta andando a soccorrere qualcuno, c'è stato qualche ferito, qualcosa. E poi dopo l'abbiamo visto pochi minuti dopo con il secchio, e allora abbiamo capito. Tra l'altro, sembra di vedere, ah no, no no no, scusate ragazzi, mi sembrava della cenere, invece sono dei moscerini, mi sembra, sì, e meno male che ho anche gli occhiali. Comunque, dicevo, poi dopo l'abbiamo visto carico d'acqua, abbiamo capito che c'era da qualche parte un incendio, non pensavamo così vicino a casa, ha scaricato subito l'acqua, ripeto, dalle riprese sembra molto più lontano, ma vi assicuro che non lo è, e quindi lì c'è stato poi il doppio spavento, perché abbiamo capito che stava accadendo qualcosa nel bosco qui, e insomma. E niente ragazzi, questa più o meno è la situazione, e vi tengo aggiornati. Come vi ho detto, dopo vorrei passare un attimo dai miei vicini. Tra l'altro uno dei miei vicini proprio ha sempre avuto, me l'ha detto da quando siamo qui, ha sempre avuto proprio la paura che potesse accadere una cosa simile per la quantità di legna che c'è, quindi sarà rimasto bello provato anche lui. E niente, vi faccio sapere se così scopro la causa, e soprattutto spero di potervi dire che la situazione è finita. Allora ragazzi, prima di darvi tutti quanti gli aggiornamenti, iniziamo a preparare la cena, sennò poi si fa troppo tardi. In realtà è già tardi, quindi non peggioriamo la situazione. Comunque questa sera voglio fare con voi quella specie di torta di cipolle che vi ho mostrato l'altro giorno. Inizio andando a tagliare il più fine possibile 2 cipolle rosse e 3 pomodorini. Ho messo tutto quanto all'interno di una ciotola, adesso vado a condire con pepe, origano e sale, e subito dopo ci occupiamo dell'altra preparazione, che è la base, definiamola una sorta di pastella. Ora vado a mettere il composto in una teglia che ho precedentemente oleato e cosparso di pangrattato, poi sulla superficie andrò a mettere ancora un po' di pangrattato, un po' di parmigiano, un filo d'olio e va dritto in forno. Come avete visto, ho adoperato il lievito istantaneo, ma per torte salate, mi raccomando, non per torte dolci. Quello che ho preso io specificava che una bustina serviva per 500 g di farina. Io ho usato 220 g di farina, trovate le dosi in descrizione, quindi ho messo meno della metà di una bustina. Ma mi raccomando, leggete sempre le indicazioni, perché in base alla marca, al tipo di bustina che comprate, potrebbero cambiare.
messo la cena in forno, ho messo anche delle melanzane in padella a cuocere e sono tutte cose che possono andare avanti da sole senza bisogno del mio controllo costante, per cui ne approfitto per fare due chiacchiere con voi e aggiornarvi. Innanzitutto, come avrete già capito dalla mia tranquillità e dal fatto che sono qua seduta sul divano di casa mia, l'incendio è stato spento e grazie a Dio non ci sono state conseguenze gravi. Dico questo perché questo incendio è nato non solo vicino a casa nostra ma anche vicino ad altre abitazioni dall'altro lato, anzi un'abitazione in particolare era ancora più vicina rispetto a noi e per cui è andato tutto bene. Ci hanno messo tanto a spegnerlo, io non ho mai assistito a un evento di questo genere, non mi aspettavo che per un principio di incendio ci volesse tanto tempo. E devo dire che noi siamo stati fortunati anche perché non c'era vento. Qua a volte sono capitate, capiteranno per la zona in cui siamo, delle giornate veramente ventosissime e come sappiamo il vento è amico del fuoco e lo fa crescere veramente molto in fretta, per cui è andata bene, perché non oso immaginare ci fosse stato il vento di qualche giorno fa, quanto avrebbe potuto estendersi rapidamente. Ma non pensiamo adesso a questi scenari che grazie a Dio non si sono verificati. E poi sono riuscita a scendere un attimo anche dai miei vicini per vedere se loro avevano qualche informazione in più, per capire cosa fai Thor? Ogni tanto scava così a caso, e dicevo, per capire se loro avevano qualche informazione in più, ma anche loro avevano le mie stesse informazioni, per cui non so dirvi quale sia stata la causa. Vedremo, se lo scoprirò nei prossimi giorni, ovviamente se avrò delle novità vi aggiornerò. E nulla, sono contenta che sia andato tutto bene. Per sdrammatizzare, sapete cosa mi hanno detto i miei vicini? Che da quando siamo qua, prima c'è stata, e siamo qua neanche da un anno ragazzi, prima c'è stata l'alluvione che non si vedeva da un secolo. Prima non si vedeva l'alluvione, scusate, un piccolo attacco. E l'alluvione che non si vedeva da una vita. Adesso questo incendio, e loro mi hanno detto che loro vivono qua da tantissimo tempo, non hanno mai assistito a un incendio qua dietro. Ho la grandine, dice Luca, ma io ho detto a loro: mancano solo tre metri di neve così che blocchino il vialetto e siamo a posto, abbiamo fatto l'unplanned. Speriamo di no ragazzi, speriamo di aver concluso con Lu con gli eventi atmosferici avversi. Speriamo veramente, perché da quando siamo qua uno dietro l'altra. Però per fortuna, ripeto, è andato tutto bene e l'importante è questo. E nulla, cambiamo ora discorso, l'avrete capito dal fatto che ho cucinato qualcosina in più, finalmente, e quindi abbiamo fatto la spesa, ve l'ho detto, eravamo rimasti veramente a secco, e ne abbiamo approfittato anche per passare da Risparmio Casa, perché ho praticamente terminato tutti i detersivi in casa. Se vi ricordate, un bel po' di tempo fa, ora non ricordo quando, ma passato un bel po' di tempo, avevo fatto un ordine su un sito di tutti i prodotti per la casa con ingredienti di origine vegetale, comunque il meno inquinanti possibili, e mi sono durati tantissimo, mi sono trovata benissimo. Avrei rifatto l'ordine, solo che mi sono svegliata un po' tardi e l'altra volta ci avevano messo un po' a consegnarmi tutto quanto e non volevo restare senza, quindi visto che siamo andate a fare la spesa ho detto siamo vicini a Risparmio Casa, approfittiamone. E comunque ho cercato anche lì di prendere tutti i prodotti il meno inquinanti possibile, e ovviamente laddove si può, e poi penso che più avanti farò di nuovo un ordine su quel sito. Scusate, mi è preso proprio adesso un pizzico alla gola. E comunque devo dire che a me piace molto cambiare marche, cambiare prodotti, mi piace provare sempre cose nuove, per cui sono stata contenta anche di andare a fare un giretto lì. Allora ho preso questo detergente per pavimenti, poi ho preso questo sapone per le mani. Adesso i cani hanno sentito il rumore di pacchetti e sono subito venuti a vedere se c'era qualcosa da mangiare. Questo detersivo per piatti,
Poi questo per la lavatrice. Ho fatto una bella scorta, visto che siamo andati, ho preso vari prodotti perché, ripeto, praticamente sto finendo tutto di tutto. Poi ho preso questo secchio perché io generalmente utilizzavo un catino per fare le pulizie. Questo catino adesso qua lo stiamo usando per altre cose e tutte le volte dicevo avessi quel catino, ho visto questo secchio, ho detto mi prendo questo che è anche più comodo perché ha il manico per essere portato in giro. Io di solito lo utilizzo quando devo lavare delle cose, mi porto l'acqua con il detersivo, lo straccetto e lo sciacquo direttamente qua per non fare avanti e indietro. Poi ho preso queste spugnette qui. Allora, queste qua che sono quelle senza la parte abrasiva, queste qua invece che hanno tutte e due i lati, sia quello più morbido che quello abrasivo, e poi la pagliuzza in acciaio perché questa per alcune cose mi serve e non ce l'avevo da un sacco di tempo, ogni volta dicevo mi serve la pagliuzza e me la dimenticavo sempre poi ragazzi, questa volta ci ho fatta a ricordarla. Poi ho preso, manca una cosa, ah che è laggiù, sì, comunque dopo la vado a prendere. Ho preso queste salviettine qui tipo per bambini, ma io le trovo molto comode da avere in casa. Poi ho preso, mi sa che qualcosa ho un po' perso, eppure tutto quello che ho toccato è asciutto, forse ora i cani che si sono avvicinati, non lo so. Comunque ho preso questo sgrassatore qui, poi ho preso cotton fioc, poi ho preso sì un altro detersivo pavimenti perché devo dire che è il detersivo che uso in quantità maggiori, sia per il fatto che la casa è grande e anche per il fatto che tra la stufa, i cani, il fatto che entriamo, usciamo, i pavimenti sono da lavare molto spesso. Poi ho preso questi non mi viene il nome, questi si chiamano loro? Spiedi? Sì, spiedi. Gli spiedi per gli spiedini. Ah, comunque questi spiedi. Poi, sì, poi ho preso questo che, ma ragazzi, mi fate questo qua per il legno, in pratica serve sia a nutrire che a proteggere. E, ho visto c'era anche l'olio parierino che mi avete consigliato in molti, però quello che c'era era consigliato per il legno chiaro. Io ho già un prodotto per il legno chiaro, volevo qualcosa per il legno scuro, era tutto finito ragazzi, avevano tutti bisogno di oli per restaurare, per diciamo, più che restaurare, per dare una nuova luce al legno scuro a quanto pare. E quindi ho visto questo e mi è sembrato molto carino e ma anche facile da utilizzare, questi giorni lo utilizzeremo insieme per ravvivare un pochino il legno. Poi ho preso questo gel detergente per il viso, l'ho preso perché ho finito il mio sapone di Aleppo. Il sapone di Aleppo per me è meraviglioso per lavare il viso. Ora, da risparmio a casa non c'era, sarei dovuta andare in un altro negozio, però era già tardissimo e quindi non sono andata e ho preso temporaneamente questo, ma poi ritornerò al sapone di Aleppo perché veramente sono innamorata di quel sapone per il viso. E poi ho preso, se magari lui me lo passa, le salviette per i cani. Vi faccio vedere l'ultima cosa che si vede che era caduta e l'abbiamo appoggiata là. Ho preso queste salviette per i cani. Devo dire che su Amazon avevo preso un pacco molto più grande, molto conveniente, con cui mi ero trovata benissimo, solo che adesso non avevo più nulla in casa e quindi ho deciso di prendere queste. Prossimo ordine su Amazon di sicuro metterò anche le salviette per i cani, perché comunque qua lo sapete, a noi fa piacere averli in casa, quindi bisogna avere qualche accortezza in più per la pulizia e loro sono veramente utilissime. E niente ragazzi, ah no, non vi ho fatto vedere tutto, vabbè, ma il resto è già di là, carta igienica e Scottex, basta. Ora vado a controllare la cena e poi ci riaggiorniamo. A
Allora ragazzi, noi abbiamo terminato di cenare, io adesso mi sono messa qua sul dondolo perché ho un po' di lavori da ultimare, almeno me ne sto al caldo, mentre Luca è salito di sopra, forse sentite i rumori della stufa, la sta caricando. Oggi ho la voce che va e viene. Comunque, prima di salutarvi volevo dirvi un paio di cose. Innanzitutto, grazie a voi ho capito che cos'era quel verso che proveniva dal bosco. Comunque dicevo, grazie a voi ho capito che cos'era quel verso che sentivo l'altro giorno nel bosco, e sono i caprioli. Ho cercato su YouTube appunto dei video in cui ci sono i caprioli. Scusate ragazzi, sono un po' stanca e sto parlando. Comunque dicevo, ho cercato proprio dei video per poter sentire il loro verso ed era quello, identico. Molti di voi mi hanno detto anche il cervo o il daino, sono molto simili, ma era più delicato, quindi immagino fosse il capriolo, che alla fine è quello un po' più piccolino di tutti questi animali. Poi la seconda cosa che volevo dirvi è, vi volevo ringraziare perché in tantissimi mi avete raccontato le vostre esperienze con caldaia legna, caldaia pellet, bombolone, eccetera eccetera, e devo dire che grazie a tutti i vostri messaggi ci siamo fatti un'idea un pochino più chiara. E poi volevo anche dirvi che ho guardato, sono riuscita a vedere quel film su Netflix, The House, è molto molto particolare e credo che possa piacere a poche persone come tipologia di storie, perché sono tre storie, e perché è abbastanza lento, e a me devo dire che piacciono i film così, ma la cosa più bella al di là della storia è come è stato realizzato, che se non sbaglio si dice stop motion. Quindi sono tutte fotografie messe una dietro l'altra, ovviamente tantissime fotografie per ricreare il movimento, e veramente questo a me è piaciuto tantissimo, i personaggi proprio come sono stati realizzati, bellissimo, però ripeto, la storia non credo possa piacere a tantissimi, già per esempio a Luca una cosa così troppo lenta non gli piacerebbe, e anche particolare come genere. Infatti non saprei bene come classificarlo, non mi ricordo su Netflix come era classificato, forse come commedia dark, non mi ricordo. Comunque è un genere molto particolare, però già solo per come, per la sceneggiatura, per tutto questo, già solo per questo secondo me andrebbe guardato. E nulla ragazzi, adesso mi rimetto al lavoro, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani in un nuovo video.